Francesco campo tabù per la Nocerina, eppure nelle previsioni della vigilia si riteneva che potesse essere il fattore campo a far la differenza. Auteri sceglie in migliore disposizione, Bergodi un Modena ad elastico, arbitra Gavillucci. La Nocerina si via subito col piede a tavoletta, protesta per un intervento in area, poi per questa trattenuta ai danni di Castaldo, per l'arbitro non c'è calcio di rigore, ma arriva al 18° il penalty, bella azione, sfera del prete, cross immediato con Giampac che la tocca di mano, è un rigore netto che Castaldo trasforma e poi bacia il Parastinchi, chissà, forse c'è un nome o qualche immaginetta su. Reagisce il Modena, Modena che si fa vedere pericoloso con Fabigno, traiettoria tra in inganno Gori che esce a vuoto, la sfera arriva dalla Bona che non inquadra la porta. Greco lancia Fabigno sulla sinistra, cross immediato, Nardini però non inquadra la porta da posizione ravvicinata. Si distende la Nocerina con Catania che serve Farias, serpentina del brasiliano, passaggio filtrante in aria, Caglioni salva in uscita. Nel secondo tempo Bergodi dà la scossa e il Modena pareggia al secondo minuto con Stanco. Bruno non intercetta palla mettendo in progressione Stanco che chiude il triangolo con Greco e infila Gori con un preciso diagonale che rivediamo al ralenti, microfilm montato da Lello Pierlo. Ottavo, azione Nocerina, mancano freddezza e determinazione però ai padroni di casa che cominciano a non credere in se stessi e questo è un handicap. Gioca bene, molto bene il Modena che crea occasioni su occasioni, magari troppe volte con dei tiri dalla grande, dalla lunga distanza che non impensieriscono Gori ma che confermano una supremazia territoriale. C'è anche un calcio piazzato di Dallabona dai 25 metri di poco alto sulla traversa, un brivido Dallabona. Rivediamo la realizzazione con palla a spiovere alta sulla traversa, diagonale ancora di prima intenzione di Greco sul rilancio del portiere, addirittura blocca Gori in due tempi. È dunque una Nocerina che conferma le fatiche di una squadra che al debutto in campionato aveva impressionato favorevolmente. Modena, prestazione davvero ottima, Dallabona il migliore in campo. Dallo stadio di Nocera Inferiore, San Francesco, Nocerina Modena 1-1, linea allo studio. Allenatore che gli piace molto giocare in fase offensiva, infatti gran tempo della settimana lo dedica proprio agli schemi offensivi, una squadra che quando ha gli spazi diventa difficile da poterla contenere. Oggi è partita molto forte, ha aggredito il Modena nella propria metà campo per tutto il primo tempo, non è riuscito a trovare il raddoppio, poi inevitabilmente è un po' calata nel secondo tempo e il Modena lì, una volta preso le distanze, è arrivato al pareggio e poi addirittura in qualche circostanza ha sfiorato la vittoria. Una cosa da sottolineare in fase difensiva della Nocerina, che ogni volta che prende gol sempre con la difesa schierata, quindi non è un problema tattico ma è un problema individuale. Rivediamolo questo gol, il gol segnato da Stanco potrebbe diventare un giocatore importante per Bergodi nonostante i titolari siano Greco e Bernacci. Vincenzo? Sì, ha fatto un gran gol perché l'ha stoppata bene, se l'è portata sul sinistro e ha mirato sul palo lungo. È un giocatore che potrebbe essere uno dei titolari, hai detto bene tu, con Greco e Bernacci. Lo scorso anno 4 gol, quest'anno credo e spero per lui che ne faccia qualcuno di più.